Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. La Commissione europea ha presentato il piano Repower EU, la risposta dell'Europa alle instabilità geopolitiche per accelerare la transizione ecologica e l'indipendenza energetica. Driver principali del dispositivo da 230 miliardi di euro sono il risparmio energetico, la diversificazione delle forniture e l'introduzione di riforme per aumentare del 5% la disponibilità di energia pulita e potenziare del 4% l'efficienza energetica. Acea contribuisce in maniera significativa al raggiungimento di questi obiettivi per una transizione ecologica equa e sostenibile. Infatti, dei 1.009 gigawatt-ora di energia totale prodotta nel 2021 dalla multi-utility attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi relativi all'acqua, all'energia e all'ambiente, il 69% proviene da fonti rinnovabili, grazie alle quali Acea ha risparmiato circa 220.000 tonnellate di CO2. Un risultato concreto che si inserisce nel piano di Acea per contribuire alla realizzazione della transizione ecologica del Paese. Il centro congressi La Fornace del gruppo Acea ha ospitato il Global Takes Action Sustainable Day, l'evento per favorire la cittadinanza attiva dell'associazione di promozione sociale Global Action. Oltre 70 ragazzi provenienti dai licei partner si sono confrontati in una giornata ricca di contenuti e interventi sulle attuali sfide della sostenibilità, analizzando alcuni degli obiettivi fissati nell'Agenda 2030. Durante il panel Aziende e giovani, come educare alla sostenibilità, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare le esperienze di Filippo Stefanelli, presidente Acea Produzione, e di Stefano Raffaello Songini, responsabile della funzione Investor Relations and Sustainability di Acea. A seguire, durante il pomeriggio di workshop, gli esperti di advertising e social media di Acea hanno presentato ai partecipanti la campagna per la transizione ecologica del gruppo, dando preziosi consigli ai ragazzi che si sono sfidati nella creazione della migliore campagna di sensibilizzazione. Ascoltiamo il commento di Giuseppe Gola, amministratore delegato di Acea, che ha aperto i lavori della giornata. È con enorme piacere che oggi ospitiamo nella sede di Acea della Fornace l'evento del Global Takes Action, questa organizzazione che si occupa di sostenibilità e coinvolge tutti i giovani di tutto il mondo. Oggi sono con noi liceali di scuole di Roma e del Lazio, è stato un enorme onore ospitarli e incoraggiarli a svolgere una sessione di lavoro al più proficuo possibile. Si è conclusa sulla spiaggia di Ostia, in una straordinaria giornata di sport e solidarietà, la 29esima edizione della Beach Volley Scuola Trofeo Acea 2022. La manifestazione, che coinvolge ragazze e ragazzi degli istituti superiori della Regione Lazio e che dal 1994, grazie alla formula vincente FIPAV Lazio e Acea, unisce i valori dello sport a quelli didattici e pedagogici, fatti di etica e di socializzazione. Filo rouge della manifestazione, le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, economica, sociale ed ecologica, che quest'anno sono state affrontate attraverso seminari curati anche da Acea di educazione civica sull'uso consapevole del web, sull'alimentazione, sulle energie rinnovabili e sulla lotta alla dispersione dell'acqua, che hanno visto le ragazze e i ragazzi coinvolti attivamente nella creazione di ricerche ed elaborati creativi per i concorsi paralleli del trofeo. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.